Grazie Presidente, grazie anche per la spiegazione che ha fatto alla consigliera Baglio, sperando che abbia capito. Che io sappia, il sindaco, la giunta e quindi compreso l'assessore Colomban sono completamente d'accordo al mantenimento del 3,5% che è la quota pubblica che il Comune di Roma possiede in Aceato 2. Sono anche piacevolmente sorpresa del voto favorevole di Fratelli d'Italia, mi fa molto piacere, va sicuramente in controtendenza con il maldestro tentativo, tanto per parlare per eufemismi, che è stato fatto nel 2012 dall'ex sindaco Alemanno, che aveva addirittura provato a vendere il 21% di quote di Acea proprio per porre rimedio al debito di bilancio che ammontava a 200 milioni di euro, e per fortuna quella vendita non è mai avvenuta, perché un gruppo abbastanza corposo di cittadini romani hanno lottato per 4 mesi dentro e fuori l'aula Giulio Cesare. La mozione, come ha detto lei poc'anzi Presidente, è l'inizio del percorso che porterà alla non vendita della nostra quota pubblica di Acea Ato 2. Noi ovviamente voteremo favorevolmente a questa mozione perché riteniamo di voler avere voce in capitolo nell'azienda che gestisce l'acqua di Roma e della provincia. Riteniamo anche opportuno, cosa buona e giusta, che Roma Capitale si occupi con criterio anche dei suoi territori confinanti. Quindi il messaggio politico che deve passare, perché di questo si parla, è che noi non abbiamo la minima intenzione di vendere l'acqua. Vorrei infatti anche far notare il fatto che nella già citata deliberazione di Assemblea Capitolina numero 13, che è stata votata nel 2015, alcuni dei consiglieri presenti in quest'Aula, non tutti nell'elenco che citerò, appunto votarono a favore, e sono la consigliera Baglio, la Celli, Corsetti, Ados De Luca, Palumbo, La Piccolo e la consigliera Tempesta. De Luca nella scorsa settimana ha fatto tuonare agenzie e giornali con titoloni assurdi, accusandoci di aver messo l'acqua a pagamento. La Tempesta, che ora non vedo in aula, mi dispiace moltissimo, sulla linea politica lo scorso 4 luglio, quando presentammo una mozione dove esprimemmo degli indirizzi sia da Ceato 2 che indirizzi da portare alla prossima conferenza dei sindaci del Lato, ci ha accusato di aver fatto cadere la nostra prima stella, che appunto è l'acqua pubblica, ci ha accusato di aver messo l'acqua a pagamento sulla linea dei suoi colleghi di partito. Poi però nel 2015, alla memoria corta, poverina la consigliera Tempesta, ci vota una delibera che permette la vendita dell'acqua ai privati. Sulla stessa linea la consigliera Celli, che anche oggi manca in quest'Aula, nel 2015 votò la delibera già citata, però a giugno ha organizzato con il consigliere regionale Quadrana un incontro nel quale si parlava della gestione pubblica dell'acqua, poi però pure lei, memoria corta, ci ha votato una delibera dove si promuoveva la vendita al privato dell'acqua. Quindi il voto contrario del PD non ci stupisce affatto, perché è questo l'unico modo che conosce per approvare questa vendita. Noi voteremo favorevolmente, Presidente. Grazie.